Comunque giuro che una volta sta ascensore c'era una luce. Cioè, alla fine sono due lampadine. Ma perché gli piace la discoteca? Okay. Le persone che ci vivono. Giorno mercoledì 4 ottobre, 8:26 di mattina, iniziano ufficialmente i lavori al capannone. Lavoretti. Manco pochi. Vabbè, ma so tre furgoni della Madonna. Ora facciamo un paio di fotine perché lo vedete così, ma tra poco sarà completamente diverso. Perché oggi sto capannone lo ribaltiamo. Io faccio colazione. Aspetta, prima iniziamo a lavorare e poi faccio colazione. Io fame. Questo è uno dei tre furgoni che abbiamo. Ora cominciamo ad andare a fare i giri per buttare un po' di roba e stiamo cominciando a settare. Ale, sai qual è una delle cose più costose che abbiamo preso? Quel coso lì. Quando lo vedrai completo capirai quanto è costoso. Ti dico solo che alla fine qui diventerà, non ti dico una casa, ma di più. Quindi posso dormire qua dopo? C'è solo un problema. Vieni, facciamo vedere il problema. Anche se ci fosse un letto, no? Dov'è che ti lavi, scusa? Però c'è un altro problema. Questo bagno è solo per le signore. No. Non posso entrare. Signore, prego entri. Filippo, io vorrei che tu spiegassi brevemente, uno, perché ho scelto voi, due, cosa stiamo andando a fare, tre, perché. Buongiorno a tutti, sono Filippo Turolo, e della ditta Cotazio Arredi e Contra. Noi come ditta ci occupiamo di arredi, quindi facciamo la cucina, uffici, camera da letto, hotel, e la questione contract invece sostanzialmente in italiano è chiavi in mano. Quindi andiamo a gestire il cantiere dal pavimento al controsoffitto, pareti vetrate di calcongesso comprese. Qui da Giova abbiamo fatto tutta la parte d'ingresso e poi vedremo la zona cani e quindi esposizione, in linea la cucina e successivamente il salotto, chiamiamolo salotto, con il divanone e la zona... Quale? Cinema, sì. Siamo al piano di sopra dove avrà la modifica del pavimento e delle pareti con la zona appunto ufficio e tribunale. E la cosa bella è che io avevo scritto a 3-4 brand, tra cui c'erano loro Cotazio, che sono a Brescia, lavorano prevalentemente nel nord Italia, ma volendo in tutta Italia. Cosa è successo? Tra tutti i brand a cui ho scritto, mi ha risposto lui, con Cotazio, e lui mi seguiva. Cioè lui è un grande fan. Esatto. Lui dice, no, è vero, è vero. Dice, possiamo fare anche un test dopo. Allora, che gli è andato a prendere sul balcone di casa. Quindi mi sono interfacciato con lui, comunque azienda italiana, prodotti ad hoc su misura, che, non voglio fare spoiler, probabilmente capiremo come sfruttare gli spazi, perché qui da qualche parte andranno gli espositori. Ora ci stiamo studiando, ci metteremo un po', perché ora sarà l'ultima parte, tutta la mia roba nerd. Comunque io vi lascio il sito di Cotazio qua sotto in descrizione, ma anche la loro pagina Instagram. Niente, dico una cosa a te. Sì, perché non si sa mai che ci sentono. Esatto. Sta porta è inutile. Allora, quello che io volevo fare con il capannone, tu lo sai, tu sei dentro il progetto, comunque è una cosa fatta per me, per i miei amici stretti, ma soprattutto è una cosa un po' come fece con Okami, tutta made in Italy. Cioè, sembra una stronzata, perché tutto made in Italy? Perché l'idea che io dia lavoro a degli italiani mi piace di più dell'idea di dar lavoro a qualcun altro, anche brand più grandi che magari lavorano in maniera diversa, ma non ci mettono una cosa che noi abbiamo di più: l'empatia. Cioè noi in Italia, se lavoriamo con gli italiani, soprattutto brand grandi, con aziende o comunque con privati italiani, si lavora meglio. Nel mentre che noi cazzeggiamo lì, stanno già sistemando per fare la parete Okami. Qui stiamo facendo la cucina. Quello che faremo adesso è sistemare già l'isola della cucina, perché la potremo utilizzare anche per mangiare tutto quanto. Mentre lì, come vedete, fino a quel punto stiamo allungando un po' la parete, ci metteremo una copertura, perché qui è dove verrà fatto tutto l'espositore Okami. Scusami, ma il 50 è lasciato, è mio di prima questo? No, mi sa adesso. È fatto adesso. Che bravo lo vuoi. Avanti, 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 avanti. Vale. Ma
che è il lavoro di squadra, ragazzi. Ricordatevi sempre, circondatevi da un buon team. Quindi ti fa la citazione, circondatevi da un buon team. Ora iniziamo a spostare tutti i vari scatoloni Okami da là sotto a qui. Ci vediamo tra, non so, penso 14 ore quando avremo finito. Ma siamo noi che li mettiamo di merda? O il pavimento che è in discesa, fra? Ma io darei colpa al pavimento, in realtà. Secondo me è colpa tua. No. Se pigliamo tutto, ci sta. Ci quando sta poi ci cadrà in testa, che facciamo? Moriamo. Comunque è bello quando un cantiere parte da zero e lo vedi costruirsi piano piano. Soprattutto quando stiamo facendo noi personalmente tutto quanto, è molto più emozionante di come mi aspettassi. Molto di più, molto molto di più. Oh cacchio, la cucina comincia a prendere forma, eh. Non hai voglia di spellicolarla, eh? Sì, sì, dopo facciamo tutto l'ASMR. Sì, sì, dopo lo spellicoliamo. Ragazzi, buon pranzo, divertitevi, fate i bravi. Se quando torno trovo delle signorine nude, chiamatemi prima. Ok, c'è stato un cambio di programma, sono andato a recuperare la memla che dormiva stamattina. Fatta, che cosa brutta, stavo lavorando. Lavorando, sì. La fascia nostra, Emily, che dorme. La buonanotte, memla. Questo momento dorme. Dai, poverina, era un po' raffreddata. Pure io, costipato di stomaco. Ma comunque sono qui. Ah, vabbè. Furbetta la membra. Allora, i ragazzi stanno continuando a lavorare al capannone, mentre noi abbiamo un appuntamento importante che riguarda Okami. Come sempre, quanto è bella la mia mutina, quanto è disordinato tutto quanto. Vabbè, si riparte e dopo andiamo a vedere la reaction di quello che hanno fatto durante la giornata di oggi. Olè. E la madonna, che è sta polizia? Vai, vieni amore. Questa è la cucina. No, vabbè. Finalmente un muro. Sto qua, se vi dico a cosa serve, riderete parecchio. Cioè, è bellissimo, è come se fosse casa nostra, non so. Beh, in qualche modo comunque. Amore, quello è il divano. Il Pikachu sopra quel divano ci sta da Dio. Sì, sicuro. Ma quindi adesso Ale va via di casa? Sì, viene via di casa. Dai, dici, dai, siamo arrivati al punto. Oggi prepariamo un piatto di pasta in bianco con il pollo. Wow! Facciamo capire perché c'è un piano cucina così con questa isola. Qui è dove, se dobbiamo fare i video, no? Noi mettiamo, ah, ecco già le sedie. Grazie. Approvato. Allora. Obrigado. Metteremo la telecamera qui dietro, poi con le varie luci dovremo mettere tutta l'illuminazione. Lì cucinerà magari una persona, lì cucinerà un'altra persona, dietro ci sarà uno sfondo anche magari con il segno bulk o quotazzi, se lo vogliono fare. E tutta questa parte che vedete qua, questo tavolo con lo spazio per le gambe sotto, continua fino all'infondo se non sbaglio. Vai, vieni a vedere. È bella lunga, eh? 8 posti. Sono circa 8 posti, se ci stringiamo pure 9. Perché quando poi verremo qui con gli amici powerlifter della palestra o comunque gli altri youtuber, chi verrà a fare i video, magari i modelli con cui faremo le fotocamere, tutto quanto, avremo lo spazio per mangiare. Cioè questo sarà il nostro piccolo ritrovo da palestrati per mangiare. No, momento importante, vai. Zona Okami, frigo, forno, eccetera, eccetera. Qua sarà il retro centrale della cucina. Quindi qua. E dietro. Prego. Il signor designer Potazio, il nostro architetto, sì. Spieghi passo passo, vada. Primo passo, qua ci sarà l'inizio della zona Okami, con tutta la parte per il shooting, il tappeto a terra. In continuità alla zona Okami avremo l'inizio di tutti i pensili, ante, frigo, forno e tutto ciò che riguarda il retro della cucina. E ovviamente qui abbiamo l'isola fatta apposta su misura per giovani. E abbiamo scelto di fare, come dicevamo prima, una postazione centrale per cucinare col piano induzione. E facciamo una postazione a sinistra e una a destra per appunto i due, non so, contendenti. Questo muro è stato realizzato da Cotazio, sempre loro, io dico se sempre stai loro, hanno pensato bene di creare una separazione, a parte il poter mettere il proiettore o un televisore, creare una separazione con quella che è l'area palestra. Poi, cosa importante, verrà fatto tutto l'ufficio sopra e la parte delle scaffalature Okami, no scusami, la parte delle scaffalature, sì,
i pupazzi, le action figure, le collezioni, figure, Lego. Non mi veniva a cercare. Il video sarà andando avanti per i video, poi qui sarà anche la parte palestra. Abbiamo trovato i compratori, beh, stiamo arrivando questi. Loro sono bravi. Io vi lascio sia il profilo Instagram, gira ti prego, profilo Instagram qua sotto in descrizione, ma anche il loro sito. Se dovete fare una quotazione per la vostra casa, dovete fare aziende, uffici, veramente la qualunque che riguarda arredamento, aiuti, design, ci pensano loro. Spoiler, stiamo dando a loro tutte le scatole che non utilizziamo più. Ma non voglio fare niente spoiler.